anche se la matematica era già domenica scorsa con la vittoria a Poggio Marina, adesso finalmente è arrivata anche la festa. L'Ischia che conta, l'Ischia dalla volo, entrata nelle volle che conta. Mario Cambria, uno dei protagonisti, anzi il maggior protagonista di questo ritorno nella volo del film di Ischia. Ma sai, la guida, perché poi comunque il ruolo da protagonisti l'hanno avuto i ragazzi, un campionato che abbiamo dominato dalla prima all'ultima giornata, meritatamente siamo saliti in C, anche per quelle che sono le qualità dei ragazzi, sicuramente per noi è stato un campionato facile, è stato molto più, come si dice, molto più difficile riuscire a tenere la concentrazione alta, proprio in virtù del fatto che comunque a mio avviso eravamo molto molto più forti degli avversari. Il Cello, le abbiamo perso la partita lì, ma comunque la vincevamo 2-1, forse merito a loro, perché comunque erano una squadra fisica, però poi vedi alla fine comunque non hanno tenuto il nostro passo. Noi dopo quella sconfitta abbiamo inanellato, penso, 9-3-0 consecutivi in casa e fuori, abbiamo fatto polpette di tutti, quindi comunque era giusto che arrivasse la promozione. Ecco, dopo un periodo di crisi, diciamo la verità, che avevo attraversato il rischio della Roma, nonostante una tradizione molto breve, anche con la squadra femminile che è arrivata addirittura in B, c'è stato un periodo di crisi. Poi la cosa si è risollevata, c'è stato anche qualche sacrificio, qualche campionato non fatto. Ora finalmente, anche grazie ai settori giovanili, perché i ragazzi che giocano oggi hanno partecipato a tutte le varie fasi giovanili, sì, no? Sì, quindi sì. Diciamo è una vittoria soprattutto per Mario Cambria, che poi è una passione veramente questa. Ma sai, di Mario Cambria e quest'altro due o tre ragazzi che sono con me da qualche anno, Ciro Saturnino, Fabio Di Costanzo, quest'anno Antonio Spignese, Mariana Di Meglio che fa tutto il lavoro, diciamo, delle basi, mini volley e primo volley, ed è comunque un lavoro capillare ed importante che poi alla lunga deve necessariamente portare dei risultati. Infatti quest'anno, al di là della punta dell'iceberg, che è la vittoria di questo campionato, ci sono poi i risultati dei campionati giovanili. Abbiamo la 13, la 12, la 14 femminile che sono passate avanti come, diciamo, come turni dei loro campionati, la 14 maschile che ha raggiunto la semifinale provinciale, la 13 maschile adesso che è stata promossa alla seconda fase provinciale. Abbiamo tanta carne a cuocere. Ovviamente la passione sicuramente è importante, però c'è tanto lavoro, tanta dedizione, quindi vuol dire quello che facciamo ce lo meritiamo. Un momento di crisi, ma se c'è stato, forse più che altro ne facciamo un po' di lavoro a yo-yo, sai, nel senso che andiamo un po' su, un po' giù, quello per forza, perché comunque qui a Ischia abbiamo una realtà che, diciamo, quando i ragazzi sono nel pieno della maturità agonistica hanno necessità diverse, che sono quelle di calarsi poi nella realtà lavorativa piuttosto che andare a studiare fuori. Questa è l'insularità, quindi vuol dire, se non si hanno i soldi del calcio ad esempio, a tenere bloccati i ragazzi qui è complicato, e noi non abbiamo i soldi del calcio. Allora, un attimo di una piccola parentesi, visto che hai nominato 3-4 squadre giovanili femminili, sì, che stanno andando bene, c'è la speranza di ritornare a Befesta anche con la squadra femminile che tu hai portato in auge fino a qualche anno fa. Oggi c'è stato questo sacrificio quest'anno, però diciamo che c'hai le basi per poter lavorare anche con le squadre. Noi abbiamo una squadra giovane che si è salvata in un campionato di prima divisione provinciale, si è salvata benissimo, perché abbiamo fatto metà vittorie, metà sconfitte, proprio pelo pelo, 11 vittorie, 11 sconfitte o giù di lì, insomma. E comunque con un gruppo che era alla fine un under 16 con due o tre più grandi. Abbiamo giocato contro ragazzi 25-30 anni, le ragazze si sono salvate benissimo, con tutti gli alti e bassi che sono tipici di quell'età, però insomma siamo rimasti molto contenti anche di quello. Adesso l'attenzione immagino che nei prossimi anni sia comunque orientata sul maschile, perché comunque volevamo far bene con un gruppo che è quello dell'80-81, che è al suo canto del cigno, o quantomeno, diciamo, nel pieno della maturità, ci deve dare questi altri due anni di pallavolo ad alto livello che io voglio da loro e che loro sembrano volermi dare, supportati da questi 4-5 ragazzi della Juniores che a mio avviso hanno dei potenziali enormi, perché Francesco Buono l'anno scorso è stato al trofeo delle regioni da titolare, quest'anno abbiamo Desiano in selezione provinciale, Buono molto probabilmente riparteciperà al trofeo delle regioni perché l'anno scorso ci è andato un anno prima, poi abbiamo Romeo, abbiamo Chiocca, abbiamo, mi sfugge forse un altro perché sono 5 ragazzi, abbiamo Mazzella, insomma veramente abbiamo tanti ragazzi che hanno le possibilità, bisogna che gli bruci un po' il fuoco dentro, sai, quello poi è importante. Noi approfondiremo sicuramente in studio, nel programma, adesso fino all'estate avremo modo di fare un bilancio anche delle altre squadre, sì, la presenza anche di qualche dirigente che merita sicuramente, sì, anche da loro sono stati protagonisti, cioè il presidente Ambrosini. In particolare Romeo, Roberto Romeo, che è tornato vicino alla squadra, è stato molto molto utile, anche se sai, spesso poi le idee non sono uguali, le abbiamo vedute un po' diverse, però comunque la sua presenza è stata importante. Ecco, ma ritornando appunto alla squadra che ha vinto quest'anno,
i presupposti già lì l'hai detto, praticamente fare i grossi meno alti due campionati a questa ossatura di squadra, inserendo sì. mano a mano i ragazzi. Ma la società, ecco, l'obiettivo dell'anno prossimo in C è... si è presto, Enzo, sai, è presto. Sicuramente c'è quello di fare un buon campionato. Questi ragazzi, quando si affacciarono alla C per la prima volta, quando la C era la C, nel senso un campionato selettivo, un girone unico regionale, noi abbiamo fatto benissimo. Abbiamo fatto un anno, il primo anno il quinto posto, il secondo anno il terzo posto, rimanemmo imbattuti per le prime 10 giornate. Questi ragazzi erano giovani. Adesso sono padri di famiglia, sono lavoratori, hanno altre incombenze, altre responsabilità. Ma immagino che toccando i tasti giusti si possa chiedere loro di fare un anno di pallavolo, di pallavolo. Poi è normale, ci sono gli altri che bisogna considerare quello che hanno da mettere in campo, se hanno risorse economiche superiori alle nostre, perché non dimentichiamo appunto che noi comunque ci autofinanziamo. Quindi... Ecco, c'è bisogno sicuramente, credo, di qualche sponsor in più, noi ci auguriamo che possano arrivare, anche se sull'isola è sempre difficile parlare di sponsor. Diciamo anche un altro fatto importante, che c'è molto sacrificio da fare, perché in effetti voi allenati, sai, oltre il lavoro tuo professionale, se no altrimenti non mangi, certo. La sera è quel periodo, diciamo, l'orario più che dedichi interamente alle squadre, mi pare che non vieni spesso alla trasmissione perché sei impegnato. Sì. Per fare gli allenamenti, anche i ragazzi hanno dovuto Chiaro, perché poi ti ripeto, essendo comunque padri di famiglia adesso, comunque sia persone che hanno responsabilità differenti, comunque ci alleniamo la sera alle 9, che è un orario tra virgolette scomodo, perché finisci tardi, vai a riposare tardi, cioè i ragazzi vanno la mattina a scuola, i ragazzi quest'anno hanno fatto tanti sacrifici, sappiamo che metà dell'anno deve essere così, l'altra metà ci possiamo aggiustare un pochino sugli orari, perché con gli alberghi chiusi siamo un pochino più tranquilli. Sappiamo che per fare la C dobbiamo fare sacrifici, ecco, non vogliamo fare una C per dire siamo nel massimo campionato regionale, vogliamo fare una serie C perché vogliamo divertirci e toglierci qualche sfizio importante, capire se possiamo giocare ancora a pallavolo a un certo livello, misurarci con gente più forte di noi, possibilmente metterla sotto. Insomma. In chiusura, a chi vuoi dedicare questo? A me poi mi diventa facile dire questa cosa perché comunque a me nel senso che a fine giugno divento papà, siccome insomma non sono più un giovincello, comunque è stata una lieta sorpresa che ho avuto nella vita, insomma è una cosa a cui tenevo tanto questa promozione, mi viene naturale dedicarla a me, alla mia compagna e alla bimba che verrà. Però la chiusura è col bacino. Il bacino che mi ha richiesto il signor Mollo per Gianluchino, io non ho memoria di chi sia codesto individuo, però un bacino a Gianluchino.